Bene, ciao a tutti, sono Ivan Guardi, per chi non mi conosce da qualche anno che faccio di un faccio raramente dei talk, oggi mi dovrei fare ben due talk se facciamo in tempo. Il primo che vi vado a presentare oggi è questo strumento, questo piccolo strumento che ho costruito in realtà con l'età all'università, prendo un bel voto, che è un quanto mouse basato su Arduino. Diciamo che il progetto che forse è anche un progetto che in realtà è molto semplice da realizzare, come vedremo. E quindi con questo quanto che cosa si fa? Questo quanto si indossa e sfruttando un accelerometro praticamente emula un mouse e quindi sposta il cursore, e dopo lo vedremo in azione. Quindi cominciamo a vedere quello che è stato il progetto. Quindi, come vedete, questo dispositivo sostituisce il mouse, anche se in realtà non ha implementato i due bottoni per pigrizia, fondamentalmente, ma in realtà è abbastanza semplice. E il controllo, invece di muoverci noi normalmente con la mano, ci muoveremo invece con la nostra direttamente con la mano direttamente. I componenti, come vedete, ho utilizzato semplicemente quattro componenti per sviluppare hardware, per sviluppare questo dispositivo, ovvero un Arduino, l'accelerometro comprato di questi qui che è fornito dalla Tinkerkit, un bottoncino semplicissimo e questo motorino che si recupera tranquillamente dai vecchi telefonini. No, che qualsiasi telefonino sono praticamente tutti uguali, possono cambiare di forma o altro. Come vedremo, diciamo, in questa presentazione, si deve notare che anche se ovviamente richiede un minimo competenza, io in realtà non sono un elettronico, so pochissimo di elettronica, quindi non mi iniziare a fare domande, ma se cambio questo valore e questa resistenza non lo so, quindi faccio questa premessa. Però vi dimostro che anche con un po' di competenza elettronica so cercare qualcosa di abbastanza simpatico e utile, almeno per me, soprattutto per il mio esame che è stato un buon voto. Quindi fondamentalmente questo componente si sviluppa, in questo strumento si compone di due parti. La prima parte è un driver per il device che ho costruito, la seconda parte è un client che si dovrà lanciare sul computer, che diciamo si interfaccerà direttamente con l'Arduino per muovere il mouse. In realtà ci sarà una terza possibilità, che cioè interfacciare direttamente l'Arduino con un mouse, ma era secondo me più dispendioso di tempo, e in questa maniera invece sfruttando anche delle librerie a disposizione direttamente dal server grafico X era molto più facile controllare il mouse usando un piccolo client che si lancia da linea di comando. L'applicazione è completamente open source, quindi qui ci sono c'è il link su per se lo volete scaricare, e qui vediamo un po', cercherò di spiegarvi più o meno il funzionamento di questo, del funzionamento e come lo realizzato. Prima di tutto, ovviamente, l'accelerometro, questo oggettino qui, sarà quello, diciamo, il cuore principale di tutto il progetto. Con questo strumento noi che facciamo? Stando sul guanto si rileverà il movimento della mano e verrà tradotto questo in uno spostamento orizzontale verticale lato client, lato PC. Quindi ovviamente per evitare, perché se voi immaginate indossando un guanto non è che state solo a muovere il mouse, per evitare che si muovesse continuamente il cursore o cominciasse a tremolare, ho messo un pulsantino di attivazione che inibisce o abilita l'invio dei dati dall'Arduino al PC, quindi se non premete il pulsantino non vengono inviati i dati, quindi il cursore non si muove. Qui vi mostro semplicemente quali sono i due tipi di movimento che lui intercetta, quindi il movimento verticale e un movimento rotatorio della mano. Quello verticale ovviamente su e giù e quello rotatorio a destra e a sinistra. Visto che siamo qui in ritardo, cercherò di andare un pochino più veloce. In questa piccola slide ho voluto mostrare più o meno quello che è il protocollo, chiamiamolo il parolone per il protocollo, di comunicazione fra il dispositivo e la macchina, il computer. Quindi la mano si muove, invia le informazioni alla macchina, diciamo, direzione, quindi invia le coordinate semplicemente, o meglio, una variazione di coordinate al computer, e il computer gli invia un feedback, perché il motorino a che cosa serve? Per inviare un feedback tattile nel caso in cui, per esempio, il cursore abbia raggiunto il limite massimo dello schermo. Quindi se per esempio il cursore è esposto col mouse e vado a finire
su uno degli estremi, quindi o in basso, in alto, in basso, a destra, tutto a destra, tutto a sinistra, sentiremo una vibrazione e diciamo, ok, guarda, sei andato oltre, anche un buon modo per sapere ogni tanto quando lo troviamo in mouse, almeno riusciamo a giocare così. E quindi questo è più o meno il giro che fa che cerca l'applicazione e il dispositivo. Le librerie che ho utilizzato in realtà non sono tantissime. Per l'Arduino ho usato ovviamente delle librerie specifiche per l'accelerometro, che però non erano veramente necessarie perché ci si poteva comunque interfacciare anche senza utilizzarle, ma visto che c'erano le sfruttate. Nel caso voi volete sviluppare utilizzando quelle librerie, c'è una piccola procedurina che bisogna scaricare e metterle in un patch che adesso non ricordo dell'Arduino per farvi vedere, ma comunque è ampiamente documentato. Mentre per il client ho deciso di sfruttare, come dicevo prima, le funzionalità messe a disposizione dalle librerie di X11, quelle di X5, per gestire il mouse. Quindi io quello che faccio in realtà è chiedere la posizione del mouse direttamente al server grafico e quando ricevo le coordinate, ok, dico ok, a partire da questa posizione adesso me la sposti di top pixel in base a quello che l'informazione mi dà del dispositivo. Questo, diciamo, è un difetto di questo mio approccio, cioè che lo vincola a solo a macchine di tipo Unix che supportano X. Ovviamente se qualcuno volesse farlo su macchine Windows deve studiarsi le librerie grafiche di Windows e occuparlo, ma a me non interessava, pensavo di Windows, quindi ho preferito fare così. Quindi fondamentalmente, anche se in realtà nel programma che ho scritto attualmente non c'è una distinzione tra sale, perché è molto scritto in maniera molto personale, perché comunque si è fatto abbastanza di corso, eccetera. L'idea abbozzata in questo programma è che ci sono due possibili stati, ci sono due fasi e due stati nel ciclo principale. La prima fase è l'inizializzazione del dispositivo, perché se io non dicessi a lui qual è il punto di partenza non potrei neanche calcolare qua tutte le variazioni. Quindi io attacco il dispositivo, lui per circa 2 secondi si calcola, e in quei 2 secondi bisogna tenere la mano ferma per dargli una lettura sensata, e dopodiché entra nel ciclo principale, che fondamentalmente è un ciclo infinito. Quindi questo programma continuerà a chiamare questo ciclo di continuo e passa per questi due possibili stati. Lo stato idle è la tesa attivazione, ovvero è stato premuto il bottone, se non è stato premuto rimane là. Se è stato premuto il bottone passerà in questo stato attivo, che ripeto non si evince bene al codice, ma l'idea sarà più o meno quella, in cui leggerà le informazioni dall'accelerometro e le invierà al dispositivo, e le invierà al computer, scusate. Piccola premessa, che non è piccola Renzo, non ho messo nelle slide, io utilizzo per la comunicazione, perché io ho già utilizzato l'Arduino, io ovviamente comunico tramite l'USB serial che mi viene messo a disposizione dall'Arduino, che anche semplifica molto la vita su questa cosa. E quindi a questo punto vediamo più o meno adesso un po' più nel dettaglio cosa vado a fare. Come dicevo, lo stato idle non fa niente perché è solo un pulsante, mentre se abbiamo attivato il dispositivo, quello che io vado a fare è prendo dall'accelerometro dati che sono le coordinate x e la coordinata y. Ai valori che ho ottenuto, tra quelli che ho ottenuto nella fase di calibrazione, che dovrebbe stare qualche zero, anche se non ho comunque la fase di calibrazione, faccio una media di una serie di misure e me la salvo come valore iniziale, quindi faccio una differenza. E questo risultato lo invio sulla seriale dell'Arduino e il client ovviamente poi rileggerà questi dati. Dopodiché il client farà lo spostamento del mouse, ritornerà il suo feedback, ovvero ritorna un feedback se presente, quindi se ha raggiunto l'estremo dello schermo il dispositivo il client invierà il segnale di warning al dispositivo, altrimenti non invia niente. Quindi se non c'è niente sul canale vuol dire che non sono nei confini dello schermo. E la calibrazione, qui vi spiego più o meno le formulette che ho usato per gestire le varie letture. La fase di calibrazione, semplicemente io faccio una media di 10 letture, possiamo anche farne di più. E fondamentalmente io comunque ogni volta che io cerco di fare una lettura comunque faccio una lettura media, anche per evitare potenziali disturbi eccetera, quindi faccio sempre 10 letture anche nella lettura
della X e della Y in fase poi di elaborazione del movimento e la inizializzazione in modo che c'è un valore un po' più pulito, diciamo, che poi a me non è che ho bisogno di tantissima precisione. Quindi faccio le prime 10 vetture per la X e per la Y in fase di inizializzazione e mi ottengo le due variabili i valori delle variabili del mouse, riposo, la posizione, ovvero quella della posizione dalla quale io comincio a considerare lo spostamento. Quindi se io sto col mouse con la mano così, per lui questa sarà, diciamo, la sua posizione a riposo. Se sto con la mano così, quindi in qualche modo lui dal momento in cui si inizializza ti dice ok, da questo punto io diciamo è la posizione di fermo per me. E poi questi sono semplicemente il valore per calcolare la x e la y, a quel punto è una differenza tra la lettura corrente e la lettura a riposo. E quindi sarà un numero normalmente, cioè una variazione da 0 a qualche centinaio, eccetera. Questo è semplicemente il ciclo che si calcola alla media, come vedete, l'ho preso la x, ma la y non è identica, quindi ho una base di esempio. In questo caso ho messo 10 e semplicemente, ecco, accendo ovviamente che x-axis è diciamo una funzione che viene messa a disposizione dalle librerie di Tinkercad e quindi gli dice di prendere il valore della x, faccio questo ciclo, ritorno alla media. Mi sembra che su questo penso sia tutto chiaro fino adesso, no? Invece la client, la cosa è leggermente più complessa, non tanto, però adesso lo vedremo. Intanto, come anche il client, come il dispositivo, avrà bisogno della sua fase di inizializzazione. E quindi lì vengono fatte una serie di misure anche qui per calcolare quello che dal punto di vista del client sarà la lettura a riposo, cioè quando il dispositivo sta a riposo gli manderà un certo valore. Dopodiché c'è il ciclo principale anche qua, che funziona in maniera speculare, quindi leggo i dati, se necessario produco del movimento, se sto negli estremi dello schermo mando il feedback, altrimenti faccio una nuova lettura semplicemente. Anche in questo caso si tratta di un ciclo di velocità. E quindi questo qui meno. Quindi diciamo la fase di inizializzazione ovviamente qui è un po' più complessa perché oltre che crearmi e farmi tutta la manipolazione anche inizializzare il canale di comunicazione con una seriale. Questo è il programma scritto in C, quindi mi sono aperto un socket su una porta seriale e da lì spedisco e leggo i dati semplicemente. Ovviamente questo non l'ho messo perché poi andava un po' fuori tema del dispositivo, comunque in caso se volete vedere sorgenti sono una decina di righe di codice in questa fase e quindi qui una volta fatte le letture, una serie di letture, anche qui mi tengo i valori letti nella fase di inizializzazione come una posizione iniziale e qui diciamo anche qui spieghiamo quello che a questo punto è l'interpretazione dei dati dal punto di vista del client. Intanto anche qui c'è una sorta di polling, cioè ad ogni ciclo io controllo se ci sono dati disponibili e se sono dati presenti a questo punto io diciamo effettuo questa sequenza di passi. Ovviamente mi leggo prima la posizione corrente del mouse perché dato che non sto io interagendo diretto, io interagisco diciamo col server grafico, quindi io interrogo il server grafico con il mouse. Dico dove si trova il mouse e lui mi dà le sue coordinate e a quel punto io ovviamente ho una funzione che mi sono creato che fa poco vedremo che è quella che si occupa nello specifico di spostare il cursore. Controllo la posizione del cursore, se sto agli estremi invio il segnale di volo come ho anticipato e dopo ricomincio una lettura e adesso vi spiego questa funzione del mouse che è un po' per me stupire la domenica. Allora, ovviamente ho preso start x e start y sono le posizioni iniziali a riposo, quelle fatte in fase di calibrazione. A questa funzione io l'ho già effettuata la lettura, quando chiamo la funzione moveMouse viene già effettuata la lettura della x e della y. E quindi mi sono dato il movement x e movement y semplicemente mi calcolano quello che è lo spostamento dalla posizione iniziale, però ovviamente quello che ho cercato di fare ovviamente per cercare anche di rendere il mouse quanto non troppo
sì, per il momento ho deciso di spostare un quadro per sogna, perché che cosa succede? Se io non avessi questa sogna, praticamente un qualsiasi mio movimento mi comporterebbe uno spostamento del mouse. Quindi il delta è un valore che è impostabile dall'utente, qui non si vede perché gli viene passato, diciamo, in fase di inizializzazione, e adesso se non erro che dovrebbe essere settato in fase di direttamente nel codice, ma poi si può modificare dependendo un parametro di avvio del programma. Però se il movimento, il valore assoluto del movimento, che ovviamente essendo una variazione che viene mandata, può essere una variazione o positiva o negativa, se la mano va sotto è negativa. Se il movimento è maggiore del delta, allora a questo punto ok, sono pronto per fare un movimento, altrimenti non lo faccio, perché vuol dire troppo piccolo e non voglio rendere la situazione troppo instabile. Questo qui, xWorkPoint, è una funzione appunto della come si chiama, della libreria xWorkPoint, che sposta il cursore di una certa posizione, e la posizione sono le ultime due argomenti. Diciamo tutte le altre sono dei parametri display e il display di hover, una variabile che ovviamente non si è usato precedentemente. Root window sarebbe tutta la schermata principale. Se non erro, quelli mi sembra che erano le, diciamo, le coordinate di vettore, quattro parametri, non me le ricordo sinceramente, perché non erano necessari. E gli ultimi due argomenti sono quelli che mi fanno il movimento. E come anche in questo caso ho deciso di, dal momento che lo spostamento comunque è nell'ordine delle decine di unità, quello che ho deciso di fare è farmi una sorta di scala, di un fattore di scala. Quindi divido il valore del movimento per questo fattore, che nel mio caso era 15, in modo da ottenere uno spostamento in pixel, ovviamente la parte interna di questo spostamento, lo spostamento in pixel. Quindi faccio la stessa cosa, come vedete, sia per la x che per la y. Dopodiché, dopo che ho fatto questo, non mi basta, diciamo, alle prex per spostare il mouse, ma la chiamata, l'ultima riga xFlash sarebbe quella che gli dice ok, aggiorna lo schermo con le nuove informazioni e a quel punto mi sposta il mouse. E anche se questo potrebbe sembrare che è una cosa che potrebbe non essere troppo fluida, resta tutto comunque fluida, perché i movimenti sono comunque abbastanza impercettibili. Perché io quello che faccio non è che faccio spostare, faccio la dimensione spostamento del pixel, ma dico ok, il mouse sta qui, adesso è molto stabile, però dato che gli spostamenti sono lì al comunque, poi riesco a fare a dare una impressione di movimento. Non so come fanno i veri diveri del mouse qui, non penso sarà una cosa simile. E questo è quello che vi ho appena spiegato. Per calcolare lo spostamento, quello che io ho dovuto fare è che ho impostato una soglia delta per cercare di evitare il tremolio del mouse, o comunque io qualsiasi cosa faccio mi vedo il mouse che si continua a muovere sullo schermo. Quindi se i movimenti sono minimi e il mouse è attivo, in realtà se il mouse, diciamo che si potrebbe anche se il mouse è attivo, questa cosa viene considerata, si potrebbe eliminare, forse no, perché comunque per movimenti troppo impercettibili diventerebbe troppo sensibile. Quindi comunque ho una sorta di sensibilità utile anche per gestire meglio, per controllare meglio il dispositivo. Anche dipende dalla persona, se una persona è nervosa magari potrebbe essere che c'è la mano che teme un po' di più, potrebbe essere di alzare questo valore. E lo stesso fatto, come vi dicevo, che era il fattore di scala del movimento, quindi comunque diciamo, calcoliamo la velocità del movimento. E in realtà io adesso posso inviare un solo segnale di feedback, che è quello che vi ho detto sugli estremi dello schermo, però ovviamente io posso anche, per esempio, mandare un feedback audio se potrei, nel senso che in realtà l'Arduino ha una serie di porte disponibili, a quel punto io potrei dire ok, se il mouse si sta muovendo fai emettere un beep all'Arduino, e semplicemente attacco un piccolo buzzer sull'Arduino e con la stessa logica dell'accensione del motorino lo faccio anche per il movimento. Ovvero quello che viene fatto nel momento in cui si verifica una condizione, voglio inviare un feedback, mando un carattere, nel mio caso scelgo una doppia B, mando un carattere sull'Arduino fino a che lavoro rimane nella condizione di Gordy. Posso farlo per tante altre condizioni fino a che ho spazio disponibile sull'Arduino. E ovviamente smetto di inviare questi caratteri nel momento in cui la condizione di Gordy viene meno.
E questo è il pezzo specifico dove io mando il segnale di warning. Come vedete è logicamente abbastanza semplice. Ho detto ok, se le coordinate sono uguali alla dimensione dello schermo, quindi meno 1 e meno 1 o 0, 0, quindi se io sto in una delle 4 x, y, dei 4 assi dello schermo, allora tu mi mandi sul dispositivo, sull'FT sarebbe il canale di comunicazione. Questo ovviamente diciamo che l'unica cosa che magari uno deve vedere bene se vuoi implementare una cosa del genere è le librerie di comunicazione del C, SOC, quindi SOCket o comunque in questo caso in realtà sono più che altro i file descriptor e queste cose qui che non è molto veloce da studiare, però è un po' fuori tema. E comunque semplicemente si prende un byte di warning sul canale di comunicazione che è identificato da FD, io semplicemente sto inviando all'autorino il mio feedback e lui lo elaborerà e mi farà attivare il mio. E questo è lo schema implementativo del mio circuitino. Come vedete non è molto difficile, questo centrale è l'Arduino qui abbiamo il motore. Adesso questo sarebbe il bottone di attivazione e lì abbiamo l'acceleromotore. Il collegamento è abbastanza semplice. Ho collegato l'acceleromotore, la cosa che si può dire è che in realtà può leggere fino a 3 assi, Y e Z. In realtà in questo caso a me bastavano solo la X e la Y e quindi ho collegato, diciamo, vabbè, a parte il collegamento dell'alimentazione, ho collegato a due porte analogiche i pin della X e della Y in modo che sulle quali voglio effettuare le letture. Infatti la libreria è inizializzata sulle porte a 0 e 1, come vedete. E poi il bottone, praticamente che il bottone si, diciamo, viene utilizzato all'Arduino per controllare se viene premuto, allora io leggo i dati, se non viene premuto il bottone io non leggo niente. E il motorino ovviamente che viene attivato solo in presenza del segnale W sul canale di comunicazione. E adesso il costo del progetto. E come vedete in realtà il costo del progetto non è eccessivo, perché una scheda Arduino 1 costa una ventina di euro, l'accelerometro se prendete sul sito di Arduino, sempre dell'Arduino, che lo vendono, costa 12 euro, touch button e motorino del Nokia, penso che chiunque a casa avrà un Nokia da smontare, lo smonta e si riprende i pezzi. Il pass button si trovano a pochi centesimi ovunque, ma in realtà qualsiasi cosa con un bottone che è riuscito a smontare da qualche dispositivo va bene, perché tanto. Quanto costa questo bottone? Eh? Quanto costa questo bottone? Questo che ci ho messo io è così. Questi costano tipo 20 centesimi, 20 centesimi in uno, in mezzo a alcuni diventeranno anche veramente al chilo, non al chilo ma. E quindi diciamo questi sono sviluppi futuri che potrebbe avere questo progetto. Appunto, come vi dicevo, bottone destro e sinistro potrebbe essere una bella aggiunta, ma per mancanza di tempo non l'ho fatto. E aggiungere altri feedback, come per esempio l'audio per indicare il mouse che sta muovendo, eccetera. E anche lo scroll. Per lo scroll, sì, lo scroll diciamo con il movimento si dovrebbe. Diciamo quello sarebbe un po' meno banale da fare, appunto mettere la modellina per le cose più semplici. No, nel senso che potresti per esempio implementare lo scroll con un terzo bottone, premi quel bottone e invece di abilitare il movimento abilita lo scroll, che potrebbe essere un esempio. Sì, quello potrebbe essere una cosa. Qui se siete interessati ci sono sia soggetti al progetto con una bozza di documentazione e su YouTube avevo messo un video dimostrativo. Ora sarebbe carino se riesco a provarlo in diretta, ci provo un po' che non l'ho usato e vediamo che cosa riesco a tirare fuori. Prendo il paletto, e vediamo se funziona. Ma funzionare o non funzionare, perché sennò non è stato. Il bello della diretta che potrebbe funzionare. In realtà la cosa carina del codice è che le librerie X gestiscono anche più monitor, quindi teoricamente dovrebbe andare bene anche utilizzando più di un monitor. Questa è la cosa che si impara.
Allora, vediamo un attimo. Non è molto
passaggio. Però ovviamente per ricordare questo, per questo l'ho aggiunto il pulsante, perché se io adesso lascio il pulsante non devo lavorare, nessuno mi dice di fare le mie cose, poi se io altrimenti ne prendo il pulsante, eccolo qua. Il tremolio è la mia mano proprio che tremola, quindi... No, in realtà c'è anche un altro difetto, che come ho montato il bottone questo è molto scomodo, quindi sto con la mano molto rigida, diciamo, cerchiamo di farlo così magari. Vedete? Infatti è più stabile. Eccolo qua, io posso muovermi liberamente con il mio guantino. Adesso io vado qui, il motino comincia a vibrare, mi sposto e come non mi ricordo se l'ho messo. Quello che, allora, adesso vi spiego un po' le cose. Quello che vedete sulla destra è quello che arriva, che diciamo l'Arduino invia. Diciamo in realtà no, in realtà è quello che passa nel canale di comunicazione. Ovviamente vi tocco usare il mouse per potermi spostare qui perché non ho il click, come vi dicevo, se tu passi. Quindi qui è quello che passa sul canale di comunicazione e queste sono delle stampe ovviamente di debug che avevo fatto per l'outline, quindi so se dovrò pensare la vecchia lettura, la variazione e poi le condizioni uguali, quindi questo solo fa vedere che la comunicazione effettivamente avviene da diagono letti e se non erro no, ho ripulito un po' l'output perché una volta mi stampava il warning anche sul seriale. Ora, come vedete io adesso sto qui, mi sposto e questo è il funzionamento del dispositivo. Questo era quanto il dispositivo. Come vedete il dispositivo in realtà non è niente di particolarmente complesso perché ho quattro componenti installati, ho usato alla fine 1, 2, 3, 4, 5, 8 fili e il codice sono circa fra il client e il codice del dispositivo, non siamo nemmeno a 200 righe di codice. Tutto questo sta a dimostrare come alla fine, anche perché io personalmente non ho mai studiato elettronica all'università, non sono esperto di elettronica, non so niente, sono riuscito a fare un progetto che, bene o male, è un progetto semplice sicuramente, ma non banale. Quindi io non pensavo che magari prima di scegliere Arduino di essere arrivato con una cosa del genere. E questa è poi in realtà una potenzialità di questa piattaforma, perché comunque ti permette anche di imparare l'elettronica in maniera più divertente. Sicuramente ci vogliono anche molte più competenze a fare cose più complicate, però vediamo che con dei costi abbastanza iniziali, anche abbastanza bassi, perché se voi utilizzavate vecchie piattaforme quali picche, dovevate comprare i programmatori e tutto, quindi il costo iniziale deve essere circa 100 euro, qui con un investimento di 34 euro che sono i due componenti abbiamo fatto un progettino interessante. E una delle idee che mi è venuta per un prossimo sviluppo è portare questa idea alle macchine telecomandate, cioè prendere una macchina telecomandata in cinese, smontarla e vedere se fa riuscire a fare la stessa cosa, penso che potrebbe essere molto divertente. E quindi questo qua, se avete qualche domanda, tutto chiaro, sono stato cosa manca, cosa sono andato in l'ho vedete in piccolo perché almeno dovrebbe stare. Ah, chiaro, io ho detto questo, cioè, infatti quello che sto dicendo è proprio questo, cioè io comunque da persona incompetente in materia di elettronica ho tirato fuori un progetto che non è, che è semplice, che però comunque non è una banalità, un minimo se ti sei impegnato a fare questa cosa, però senza la competenza elettronica, questo è quello bello che ho fatto qui. Un progetto medio piccolo, sì. Non è un accendere il LED, ma non è manco il rover o forse il dispositivo che si vedrà dopo, probabilmente è molto più semplice di questo. C'è la RepUp, per esempio, che è il regolamento, che sono state lì che usano sempre sia Arduino che Raspberry. Sì, ma per esempio il rover che te non c'era stamattina che hanno fatto entrare qua dentro, piccolo dispositivo esterno fuori, quello è fatto utilizzando Raspberry, Arduino, motori passo passo, tutte queste cose, chiaramente non si può fare. Si possono fare cose più grandi, con Arduino ci sta un'altra persona che stava sviluppando, gestendo un software di controllo di pannelli fotovoltaici piuttosto che altre cose, cioè ci possiamo fare tante cose, non ormai oggi Arduino
modale anche quasi in settori a livello produttivo. Mi pare che c'è anche un progetto di fare un piccolo satellite, qualcosa che doveva andare a finire in orbita, poi non so come ha fatto il progetto. Io ho finito, se avete domande, se sono chiaro, commenti positivi, negativi, tutto se vi interessano i sorgenti, sono tutti su GitHub, in caso vi manderò verranno pubblicati sulla